In Italia le persone coinvolte nell'autismo sono 600.000, sono sempre di più. E che ci sia sempre più consapevolezza che questi sono dei ragazzi, delle persone, degli uomini e delle donne che fanno parte della società. E quindi una società che si definisce civile è una società che deve avere attenzione anche per i suoi figli più fragili. Siamo a Sansepolcro, dove l'associazione Val Tiberina Autismo, all'indomani del 2 aprile, giornata sulla consapevolezza dell'autismo, fa il punto di tutte le attività di un anno appena trascorso e guarda al 2023 con speranza, progetti e risultati. Uno di questi sono i fondi, oltre 7.000 euro donati dalla Fondazione Monna Lisa Onlus, con cui un anno fa l'associazione ha incrociato la sua strada. Una scommessa, il charity shop aperto a Sansepolcro, portata avanti grazie alle tante volontarie. Sì, qui appunto siamo ora alla seconda donazione oggi. Abbiamo cominciato nel marzo 2022 questa bellissima collaborazione dove praticamente quindi i nostri prodotti, i nostri abiti riacquisiscono veramente una seconda vita che va poi ad aiutare e a generare quindi un impatto per i ragazzi nello specifico con autismo. E poi bello che oltre la moda arriviamo anche a un progetto legato al food, al pane, quindi una integrazione, una bella condivisione, ecco, dove veramente il valore della rete fra profit, no profit e le istituzioni genera degli obiettivi e degli impatti importanti. Abbiamo capito oggi che è stata la pandemia a sciogliere questo cuore della solidarietà, ma noi sappiamo che non è così, c'è sempre stata, forse è un pochino più aumentata. È aumentata, sì, è aumentato il sentimento di poter fare bene e, come dice la Lucia, farci del bene a noi. Io qui si è dimostrato con la seconda quota, diciamo, che abbiamo dato, che il sistema funziona. Io penso che non sono grandi cifre, ma penso che sia l'inizio di un sistema che alla fine è un sistema economico, come dicevo, chiude il cerchio e ritorna nella società lo sforzo che tutti facciamo, e questi ragazzi diversi sono apprezzati e considerati, e questo mi sembra la cosa più bella. La donazione servirà ad un progetto dove i ragazzi potranno incontrare il mondo della panificazione per acquisire competenze e condividere momenti di socialità. Siamo come associazione per chiedere che vengano rispettati i diritti dei nostri figli, però siamo anche per dare fiducia alle istituzioni, per dare fiducia a tutti coloro che ci vogliono aiutare. Non possono più chiudere gli occhi, non bisogna proprio aprirli e rendersi conto che è una realtà che esiste, che è sempre più, diciamo così, incisiva, però che dal quale si possono trarre anche tante cose, tante iniziative, perché questi sono ragazzi che hanno delle capacità, hanno delle possibilità, ma soprattutto, indipendentemente dalle loro capacità, hanno una gran voglia di vivere e di far parte della società.